Pokémon Scarlatto e Violetto, oggi parliamo dei due nuovi capitoli di Pokémon perché Giorgio, che è qui in compagnia con me, è volato a Londra per provarli con mano in anteprima, un'anteprima segretissima, vero? Sei stato negli uffici londinesi di The Pokémon Company, dimmi un po' che atmosfera c'era. Sì, infatti segretissimo perché finalmente mi posso togliere questo alone di segretezza perché non ce la facevo più e finalmente posso raccontarvi che cosa sono andato a fare in quegli uffici che appunto hanno un'atmosfera magica. E appena entri, allora, a parte che ci sono più controlli dell'aeroporto, un altro poco, però è stato veramente bello entrare e trovare questa mega statua di Pikachu, magari ve la faccio vedere con i poteri della post-produzione. Sì, è stata un'esperienza magica. Senti, ma ho dato una sbirciata all'articolo che è scritto appunto a corredo di questa anteprima. Ma cioè, dovevi chiedere addirittura l'autorizzazione per andare in bagno, fammi capire. Sì, tipo al liceo, maestra, posso andare in bagno? Sì. No, peggio, perché in pratica io dopo un'ora di gioco dovevo andare in bagno. E ho detto, dai, chiedo dov'è il bagno, scusate, dov'è il bagno? E mi è stato detto, guarda, per andare in bagno devi essere per forza accompagnato perché ci vuole una chiave per entrare nel bagno. Addirittura. Sembra un videogioco. No, veramente sembra un videogioco, l'ho scritto proprio nell'anteprima. E ho detto, vabbè, ok, accompagnatemi, però fortunatamente mi hanno dato la chiave, ha detto, dai, vai, diciamo dov'è, utilizza la chiave. La cosa bellissima è che sulle rispettive porte dei bagni c'era, per quello degli uomini, Pikachu, e per quello delle donne c'era Eevee. Ok. E senti, vabbè, torniamo sui binari e parliamo di Pokémon Scarlatto e Violetto. Io ti volevo chiedere una cosa in particolare, perché nella recensione di Pokémon Arceus, l'ultimo grosso capitolo della serie Pokémon, avevi scritto una cosa molto particolare, ovvero che era brutto, ma anche chi se ne frega della bruttezza, nel senso che era brutto da vedere, ma comunque divertente da giocare. Sì, questa cosa l'avevo spiegata a Giuseppe nel Tech delle 5. In pratica il gioco Pokémon Arceus a me personalmente è piaciuto tanto. Io non sono un grandissimo fan dei Pokémon, ok? Però proprio leggendo Pokémon Arceus mi aveva fatto vivere delle novità all'interno della formula che mi avevano divertito tantissimo. Però aveva un grosso problema questo gioco, ovvero la grafica e il comparto tecnico. Perché? Perché erano state introdotte queste macro aree molto più grandi, molto più libere rispetto al, diciamo, al filone principale che offre Pokémon, che solitamente sono livelli lineari, ed effettivamente dal punto di vista tecnico soffriva molto. E allora, la cosa che ha fatto... che ha alzato un polverone per questo nuovo Pokémon Scarlatto e Violetto è l'annuncio dell'introduzione dell'open world, perché la gente giustamente si è chiesta, ma se già in leggende Pokémon Arceus la grafica e il comparto tecnico erano problematici all'interno di macro zone, tu figurati che cosa può succedere nell'open world. Sì, un possibile disastro. Tra l'altro mi ricordo che all'epoca il gioco uscì più o meno in concomitanza con Horizon Forbidden West, facemmo anche una mini clip di confronto tra le due cose. Sì. Cioè il divario, ma si può parlare tranquillamente di divario tecnologico che c'era fra le due realtà, era abissale. Ma quindi cosa è successo con l'introduzione dell'open world in questi due nuovi capitoli, insomma, in questo nuovo capitolo, vabbè, parliamo al singolare, in Pokémon Scarlatto e Violetto? Quindi mi stai già facendo partire dai difetti? Ma sì, ti direi, facciamo una bella parabola ascendente, partiamo dai difetti e poi andiamo a vedere cosa c'è di bello, così ci togliamo subito il dente. Va bene, allora, innanzitutto la prova consisteva in un'ora e mezza di gioco, ok? Un'ora di single player e mezz'ora di multiplayer. Questa ora di single player ci hanno detto, fate un po' quello che volete. Ok, allora io la prima cosa che ho verificato è proprio il comparto tecnico per vedere, ma questa idea, tutte queste idee di open world funzionano all'interno di un gioco di Pokémon? E soprattutto il comparto tecnico ce la fa a stare dietro a queste idee? La risposta è, per il momento no. La build che, perché? Perché la build che ci hanno offerto in prova ci è stato detto che è vecchia. Non sappiamo però di quando, ok? Ci hanno detto, ragazzi, comunque al lancio la situazione sarà migliore, quindi possiamo stare un minimo tranquilli. Ma la versione che abbiamo provato era molto problematica. Aveva tantissimi problemi di pop-up, di animazioni mancanti, di singhiozzi nella fluidità, ma tantissimi. Cioè, tu pensa che nel gioco puoi utilizzare il Pokémon leggendario come cavalcatura, ok? Sì. Ed è velocissima.
è talmente veloce che il gioco, proprio per i pop-up, cioè gli elementi a schermo che compaiono man mano che ti avvicini, succedeva che mentre stavi cavalcando il Pokémon, ti scontravi contro Pokémon selvatici che non riuscivi a vedere perché stava ancora caricando il gioco, fantastico, capito? Fantastico. Ma era una cosa molto fastidiosa. Io credo e spero che questa cosa venga risolta, ma il problema è che ce ne sono così tanti di problemi tecnici che mi hanno spaventato, mi hanno detto, cavolo, ma veramente così tanti problemi tecnici con penetrazioni, animazioni proprio mancanti. Da lontano c'era questo mulino e le pale di questo mulino andavano a rallentatore perché i frame delle animazioni erano bassissimi e tu man mano ti avvicinavi e man mano aumentavano i frame, però era talmente... è una cosa che succede nei giochi su Nintendo Switch, perché bisogna fare dei compromessi per farli partire per benino. Ma qui era talmente palese la cosa e fastidiosa che ho detto, mamma mia, ma siamo proprio arretrati dal punto di vista tecnico. Senti, ti posso dire una cosa per esperienza? Sì. Non manca molto al lancio del gioco. E i miracoli non riescono a farli. Quindi, cioè, anche per non dare troppa speranza a chi ci sta guardando, a chi ci sta ascoltando, non è detto che la versione finale faccia effettivamente tanti passi in avanti in tal senso, perché alla fine sai qual è il grosso problema di fondo? Che Nintendo Switch sembra uscita ieri, ma ha già i suoi praticamente 6 anni di vita ed è molto probabile che il prossimo anno vada anche in pensione, per cui boh, chi lo sa, chi sì lo sa. Però abbiamo già visto che ci sono state delle software house interne a Nintendo che hanno fatto dei miracoli, come lo stesso Breath of the Wild, che è veramente incredibile che cosa sono riusciti a fare. Ah, io dico, sì, dopo tutti questi anni che Nintendo Switch è sul mercato e dopo diversi giochi che ha fatto Game Freak di Pokémon, com'è possibile che non riescano ancora a realizzare un gioco tecnicamente, non dico ineccepibile, ma quantomeno fluido? E ora... stiamo parlando in un'anteprima, ci hanno detto che la build è vecchia e quindi io voglio dare tutto il beneficio del dubbio possibile. Ok, perfetto, però mamma mia, ma perché presentare una versione del genere alla stampa? Perché? Non lo so, lo scopriremo. Forse sono così sicuri sia dei risultati del gioco sia di quello che effettivamente sarà l'aspetto finale, il funzionamento finale del gioco, che hanno detto vabbè, facciamoglielo provare in questo modo, iniziamo a far parlare del gioco in termini concreti, ovvero c'è qualcuno che effettivamente l'ha provato vicino all'uscita, appunto, sono fiduciosi. Va bene, e quindi mi confermi che ci siamo tolti il dente, che questa era, diciamo, la parte più brutta del gioco, la parte peggiore del gioco? Sì, direi proprio il comparto tecnico estremamente arretrato. Per il resto possiamo parlare di cose belle ora, dai. Oh, bene, dai, parliamo di cose belle. Cosa c'è di particolare, cosa c'è di nuovo, cosa c'è di figo, insomma, da scoprire in Pokémon Scarlato e Violetto? Allora, sai cosa? L'introduzione dell'open world, molto spesso, nei giochi in cui, sai, non hanno mai sperimentato l'open world, viene visto con scetticismo. Sai, questo è l'altro gioco che mette l'open world giusto di moda. Effettivamente sì. È vera. Però, diciamo, in Pokémon credo che l'approccio open world sia assolutamente positivo. Non a caso questo gioco mi dà l'idea di essere a suo agio con l'open world. Allora, anzitutto c'è l'introduzione di 3 campagne differenti. Cioè, all'interno del gioco ci sono 3 campagne che puoi affrontare liberamente. Non hai, quindi, vincoli di sorta. Puoi affrontare, sono delle storie differenti. Ce n'è una dedicata alle palestre, dove tu affronti le classiche palestre convenzionali. Devi prendere le medaglie e le puoi affrontare però come preferisci, cioè puoi andare a una piuttosto che un'altra, quella di fuoco, quella di ghiaccio, come vuoi, quindi c'è questa libertà. E questa cosa sinceramente mi piace un sacco. Poi c'è quella dedicata al Pokémon Titano, dove bisogna prendere l'erba mistica, e un'altra dedicata al Team Star, che sarebbe il cattivone di questa nona generazione di Pokémon. Noi abbiamo potuto provare, allora si potevano provare tutte e tre, però ci è stato sconsigliato di provare quella del Pokémon Titano perché c'erano troppi filmati e in un'ora di single player sai bene che il tempo sarebbe volato con i filmati di Pokémon, perché sono lenti, non sono doppiati, ci sono sempre, diciamo, queste problematiche che la serie si porta con sé da anni e anni e anni. Però devo dire che questo approccio mi è piaciuto un sacco, e anche l'open world, che effettivamente esteticamente è abbastanza spoglio, però in questa ora mi sono imbattuto in grotte, in piccoli villaggetti che effettivamente funzionano, ti trasmettono quella esplorazione che mi piace, cioè mi piace tanto questa cosa, e mi piace il fatto che adesso i Pokémon hanno
dei comportamenti più veri, perché tu non hai giocato Pokémon Arceus, Leggende Pokémon Arceus, però lì i Pokémon che trovavi nell'open world avevano dei comportamenti standard, cioè passeggiavano e basta, ok? Qui invece sembrano, almeno alcuni, ho notato che hanno dei comportamenti, cioè ci sono, non voglio dire i nomi dei Pokémon perché purtroppo l'embargo non ci permette di dire la presenza di Pokémon piuttosto che altri, quindi non dirò i nomi così. No, hai un cecchino Nintendo che ti sta puntando in questo momento, se ti azzardi a spoilerare il nome di un Pokémon. Esatto. Dicevo, i comportamenti dei Pokémon mi sono sembrati più reali, nel senso c'era questo Pokémon che risaputamente è più timido e se ne scappava, o ce n'era un altro che risaputamente ha un comportamento molto più aggressivo e appena ti vedeva ti caricava. E questa cosa era una cosa che effettivamente mancava in Legend of Pokémon Arceus e che rende l'open world più vivo, più reale, più tangibile. Beh, senti, da quello che mi stai dicendo, i fan storici Pokémon, secondo me, se ne fregheranno anche degli effetti pop-up e della grafica a tratti un pochino bruttina e si divertiranno come al solito anche con questo capitolo. Ma cosa mi puoi dire del comparto multigiocatore? Perché so appunto che in questo capitolo c'è qualcosa anche a livello di cooperazione con altri giocatori e di possibilmente appunto multiplayer online. Sì, effettivamente questa cosa nei trailer non era molto chiara. E ti devo dire che anche lì, facendo le domande ai vari addetti ai lavori, non davano risposte chiarissime, però abbiamo avuto modo di provare mezz'ora di multiplayer e ti posso dire che è una modalità molto accessoria, perché in pratica puoi creare delle stanze private e invitare alcuni amici, quindi non c'è matchmaking, quindi ad esempio io chiamo te, Bezio e Nicola all'interno della mia partita. In più possiamo fare delle piccole attività insieme, come dei picnic, delle foto, ci facciamo i selfie, ci facciamo gli scambi dei Pokémon, però non possiamo andare a lottare insieme ai Pokémon selvatici. Cioè se tu, ad esempio, cominci una battaglia con un Pokémon selvatico, io posso solo vederla, non posso partecipare. No. Ma come? Presumibilmente ci saranno i duelli uno contro uno, però alla domanda se ci saranno gli scontri due contro due, la risposta è stata molto vaga, io presumo che non ci siano. L'unica attività di battaglia che puoi effettivamente svolgere insieme in cooperativa sono i raid, che c'erano già in Spada e Scudo, solo che sono stati un po' cambiati qui, perché puoi combattere in maniera in tempo reale. Se prima ognuno doveva fare un turno, adesso è tutto in tempo reale, cioè c'è tipo un timer che scandisce quando puoi attaccare ed è diciamo più dinamico. Poi c'è un sistema di incitamento, l'active time battle praticamente, bravo okay, simile a quello. Okay. C'è un altro sistema di incitamento con cui puoi curare gli alleati, ecco, hanno aggiunto questa cosa qui che è carina, però capito, è comunque un comparto multigiocatore abbastanza limitato, cioè se tu speravi di poter affrontare magari scontri più grandi, 4 contro 4, delle robe del genere, o comunque dei livelli, dei dungeon che potevi affrontare con i tuoi amici, ecco, siamo ancora lontani da questa cosa qui. Peccato però, peccato, perché Pokémon è un gioco che da questo punto di vista, cioè, ha un potenziale enorme e mi lancio un nuovo capitolo e il massimo che posso fare è un picnic, cioè nel senso è un po' strano, probabilmente è tanto ambizioso il gioco dal punto di vista di open world e di altre meccaniche dinamiche che non sono riusciti a livello temporale a sfruttare al meglio questa cosa del multiplayer, non lo so. Sì, sicuramente, cioè, considera che questo è il secondo gioco di Pokémon che esce in un anno. Leggende Pokémon Arceus è uno spin-off, viene inteso come uno spin-off, però viene percepito come un gioco della serie principale, perché molte meccaniche, il sistema di combattimento a turni, comunque sembra molto un gioco della serie principale. Però di fatto sono usciti due giochi grossi di Pokémon in un solo anno, e quindi io penso che lo sviluppo sia stato parallelo. E in questo qui, cioè in Leggende Pokémon Arceus hanno sperimentato delle cose, e in queste qui ne hanno sperimentate delle altre, hanno recuperato alcune cose di Arceus. Quindi si danno questi tempi strettissimi loro, per una questione palesemente di vendite, perché devono vendere, e
quindi alcune meccaniche non riescono ad ottimizzarle bene, capito? Non riescono ad aggiungere tutto quello che vorrebbero, proprio perché per una questione di tempistiche. Però sia chiaro, ci sono tante cose nuove e interessanti. C'è questo fenomeno di tetracristallizzazione, spero di averlo detto bene, che ti permette di risvegliare un elemento sopito nel cuore dei Pokémon, e quindi durante la battaglia possono cambiare elemento, ed è una cosa che aggiunge comunque una sfumatura aggiuntiva di gameplay. Poi durante le varie missioni principali mi sono imbattuto in alcuni minigiochi che purtroppo erano tecnicamente arretrati in una maniera impressionante, cioè c'era questa sfida che dovevi fare, dovevi raccogliere questi Sunflora prima di iniziare la missione. I Sunflora si incastravano nell'ambiente, scattava tutto. Poi c'era quest'altra che è figa come idea, era una battaglia campale che dovevi affrontare utilizzando i Pokémon, però in maniera automatica. Ti spiego. In pratica c'è una nuova meccanica che ti permette di lanciare il Pokémon contro un Pokémon selvatico e questi combattono in maniera automatica, ok? Quindi magari se quelle battaglie che tu affrontavi, sai, andavi contro il Pokémon, facevi un attacco e moriva, te le fai così, cioè lanci il Pokémon e se la vede lui. E questa battaglia campale, che è così, tu lanci i tuoi Pokémon contro Pokémon avversari e loro combattono tra di loro. Che può essere carina, cioè è un minigioco, ci sta per variare. Il problema è che tecnicamente, mi dispiace dirlo, era un disastro. Cioè non appena c'erano 3-4 Pokémon nell'aria, scattava di brutto. E ho detto, bellissima, cioè bellissima l'idea di mettere dei minigiochi per variare l'azione, però tecnicamente non ci siamo proprio. Va bene, dai, abbiamo raccontato già molto, tiriamo un po' le somme. Cosa, in soldoni, cosa dobbiamo aspettarci da questo capitolo? E cosa ti aspetti anche tu, insomma? Io mi aspetto veramente di tutto, nel senso che a me piace questa deriva open world che sta avendo Pokémon. Nonostante io non sia appassionato di open world, in molti giochi non lo sopporto più, però in Pokémon mi piace questo approccio libero, mi piace questo fatto che ci siano più campagne, che ci sia tanta libertà, che abbiano inserito anche dei minigiochi. Però mi spaventa tantissimo il comparto tecnico. Come hai detto tu, manca solo un mese al lancio. E come fanno a riparare il tutto in un mese? Non ho idea. Cioè, io spero veramente che ci riescano, perché finalmente sento dell'ambizione, sento la volontà di voler creare qualcosa di nuovo in questa serie che si è sempre mossa nell'immobilismo cronico, è sempre stata ferma. Però da Leggende Pokémon Arceus sento la volontà di voler cambiare un po' le regole. Questo capitolo, sì, ci sono alcune cose ancora vecchie, tipo il sistema di combattimento l'ho sentito ancora più lento di quello di Leggende Pokémon Arceus, e la cosa mi rende molto triste. Però ci sono tanta carne al fuoco che speriamo venga cotta, veramente, lo spero davvero. Va bene, dai, direi che siamo a conclusione. Ricordiamo, Pokémon Scarlatto e Violetto esce il 18 novembre 2022, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch. In descrizione del video trovate l'anteprima testuale con tanti dettagli, con due bellissimi elenchi puntati, ve lo spoilerò, con tutti i pregi e tutti i difetti di questo titolo, derivanti appunto dalla nostra prova con mano. E direi nulla, che è arrivato il momento di salutarci, quindi un saluto da Lorenzo Delli e da Giorgio Palmieri per smartword.it. Ciao ragazzi.